mezzo. Ok. Ok. Ci può stare? Sì. Hai tanta... Io farò un make-up molto molto da poracci, perché vedo che tu hai un botto di robe bellissime, tra Nabla e MAC. Io invece ho cose della Essence e della Revolution. Boccia. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, video Get Ready With Us. Get ready with us. Cosplay Edition. Cosplay. Black Butler Edition. Edition. Super Edition. Perfetto. Ok. E allora, io sono Noe. Non lo so neanche. Noe Yurineko su Instagram. E niente, faccio cosplay ormai dal 2012. La presentazione l'abbiamo già fatta, forse adesso possiamo cominciare. Ok, passiamo con la retina. Ecco, già questa è una differenza, io uso le retine aperte. Allora, generalmente le uso anch'io, però non l'ho dimenticata a casa la retina aperta. Però io uso anche questa quando me la diederò insieme alla lace front per Levi. Sì, oggi io farò Ciel e poi abbiamo Seb. Salve. Sebastian. Di Black Butler, penso lo conosciate perché ne ho già parlato. Allora, come è venuta l'idea di questo video? Io è da un po' che non faccio video cosplay in realtà. Vero? Sì, perché questo è un canale un po' misto dove faccio ASMR, cosplay e cose varie. Quindi in realtà che non ne faccio, non ne ho mai fatto uno parlato, cioè di solito metto io che mi trucco e stop. Ah, tra l'altro una cosa di cui volevo parlare sono i termini cosplay. Oh cielo, oddio mio! Perché in generale si parla di cosplay, no? Mm. Però c'è il crossplay, c'è il gender bend, c'è... C'è un botto di roba nel mondo cosplay che probabilmente... Cioè, e praticamente sono... come tu puoi mettere a confronto i termini del mondo cosplay con i termini della comunità LGBT. Sì. Cioè, è la stessa cosa, sì, ce ne sono tantissimi e magari ne vengono fuori sempre di nuovi. Esatto. Allora, termini cosplay... Vabbè, allora... Una cosa che molti, soprattutto gli adulti, confondono è che il cosplay è il costume in sé. Il cosplayer è la persona sì. che indossa il costume. Esatto, col pirla che decide un giorno. No, davvero, ma davvero, anche tu sei un cosplay! Sono solo un costume che cammina! Poi cos'altro? Crossplay è quando fai un personaggio... Non del tuo sesso, ovvero del sesso opposto. Poi ovviamente negli anime ci sono tanti personaggi che non hanno dei sessi ben precisi, quindi... Sì, no, infatti... Grel si sa bene cos'è in realtà. È una donna transgender alla fine. Sì. Un po' incapacitata in realtà, sì. Però vabbè. Crossplay, poi c'è il gender bender che è in pratica in questo caso è prendere il personaggio che magari è del tuo stesso opposto e renderlo del tuo stesso sesso o il contrario, cioè anche puoi fare anche il crossplay, cioè il gender bend crossplay, non so se mi spiego. Ok, sì è vero, e niente, è semplicemente prendere il personaggio, cambiarlo di sesso e fare il cosplay di quel personaggio con il cambio di sesso. Esatto. Spiegazioni! Bisogna fare gli schemini. Allora, sì, sì, perché poi è difficile spiegarlo. Sì, tu ce l'hai già tutto nella tua testa, poi esplicarlo un po'. Ecco, perché questa è essenziale in ogni truss. Si dice truss, è un termine troppo vecchio. Nella valigetta enorme nella di trucchi. Enorme di trucchi di ogni cosplayer. Di ogni cosplayer. Io ho la Prit. Io vado di Giotto. Giotto Stick, quella che ti davano insieme alle riviste di Art Attack. Non ci hai mai pensato? Giovanni Mucciaccia. Oggi faremo un Art Attack, signori e signori. Io ho fatto un po' di tempo fa, magari ve lo lascio nei link, che non mi ricordo mai se sono di qua o di qua. Nel cosplay Axe. Ho fatto come coprivo le sopracciglia, solo che prima io tipo tagliavo la colla. Poi la miscelavo sulla mano con l'acqua ed era un processo un po' laborioso, no? E alla fine io prendo la colla stick, spruzzo con l'acqua per renderla un po' più morbida. Io vado direttamente di colla stick, cioè voi state vedendo. Stick. Queste sono tecniche diverse. Sì, esatto. Secondo me poi dipende da cosplayer a cosplayer perché... E da sopracciglia a sopracciglia. Da sopracciglia a sopracciglia, perché potete vedere bene la differenza esatto. tra le sue e le mie. Che allora, io prima
faccio, mi strucco ancora, cioè in realtà anche se ho la pelle già pulita di mio senza trucco, mi uso le serviette struccanti per togliere quei eccessi di oli magari, o magari ho la pelle un pochino sporca, pulisco con quello e vado a mettere direttamente la colla stick così sopra. In teoria ultimamente funziona questo metodo, se no prendo una palettina e prendo un po' di colla e poi vado a spalmarlo sul sopracciglio. Okay. Sì, tipo, come si chiama la pasta modellabile? Sì, sì, praticamente quella cosa lì. Sì, la forma. Mi ricordo, il primo cosplay che ho fatto in assoluto è stato il cosplay di Tuca. Ok. E che non esiste più. Vorrei rifarlo. L'hai bruciato? L'ho bruciato, no, non l'ho bruciato, però era una cosa terribile, ma come normale che sia, penso. E praticamente ho coperto queste sopracciglia, a un certo punto mi sono staccate. Capita. Si sono staccate e mi si vedevano tutti i grumi qua. Sì, sì, e quello è proprio il più brutto, per questo io ho cambiato anche diversi tipi di colle. Per esempio, per me la Pritt non funziona perché diventa molto secca. Si asciuga troppo velocemente e quindi non riesco ad usarla. Invece poi ho provato anche la UU. E quella invece tende ad essere troppo liquida e quindi non mi si incolla, esatto. Non mi incolla subito, sì, le sopracciglia, ed è un casino. Ho provato anche col mastice. Non fatelo, a meno che non vogliate una rasatura completa. Sai quando fai quei, sì, sì, iniziali cosplay tipo facciamo la versione umanizzata del Creeper. Cioè, quello è stato uno dei miei primi cosplay. quindi la cosa stupidissima, la felpa, un vestito verde, le lenti e vai praticamente. Già le lenti è professionale. Boccia. Ah, davvero? Si dicono le parolacce, ti devo bippare. Mi bippi? Oppure sì, fai tipo boccian. Voi avete delle ship in Black Butler? Scrivete nei commenti le vostre ship. Le vostre ship. La Seba Claude non è accettata. Vabbè, no, non è vero, li ship anch'io. Ups, ho fatto una crack ship. Ho una crack ship io in Black Butler. Ma in realtà perché io ho avuto il periodo del roleplay ai tempi nel 2015. Ai tempi. È passato un po' di tempo. Nel 2015 c'era il mondo del roleplay di Black Butler. E io ho sempre ruolato Sebastian. E cosa è successo? Ho beccato un Sebastian e Claude che ruolavano insieme la Seba Claude. Ma vediamo, però cacchio, erano bravi, tipo muri di testo ogni risposta. Erano bellissimi insieme, quindi dagli ship. È stato sì, triste, sì. Cioè la consapevolezza che stai shippando una crack ship. Io sì, metto prima un po' di cipria sulle sopracciglia, poi mi lavo le mani e le metto. Che belle. Sai cosa? Queste sono giornaliere. Io prolungo la vita delle lenti. Non si fa. Non si fa, però lo fanno tutti in realtà. Quelle trimestrali che durano un anno e mezzo. Vabbè. E poi ti chiedi perché ti si uccidono gli occhi. Prima di mettere lenti a contatto metto sempre un po' di cipria. Questa è quella banana, quella gialla. Questa qua che è rotta. Perché sono le cose che porti in fiera sono destinate a finire così. Per quello non consiglio di portare. Ovvero la mia sweet peach. Esatto. Questa, allora io non le porto mai in fiera. Però guardate che... Allora, io faccio delle live anche su Instagram ogni tanto, esatto, quando voglio ritruccarmi e faccio tipo semi tutorial. E puntualmente quella palette la uso praticamente per ogni cosplay che faccio. Puntualmente senti PAM! Io che impreco, raccolgo e faccio: mi è caduta la sweet peach! In realtà non uso la cipria. Cosa mi le mazzate? Io non uso la cipria subitissimo. Io uso in realtà un ombretto rosso. Ombretto rosso? L'ombretto rosso. Io ho scoperta. Perché in realtà... Allora, se volete imparare bene a fare trucchi cosplay, andate a guardarvi i trucchi delle drag queen. Sì. Fate prima! Fare. Vado a vedere, domani arrivo. Tanto parla di solo. Vai, vai, vado da solo. Ma vado a parlare da solo. Allora, usando un ombretto molto sporco della Kiko, che si chiama Smart, però vabbè, è... Sono questi qua piccini praticamente che costano 8 euro, non mi ricordo quanto costano. Costano relativamente poco rispetto a quelli ufficiali della Kiko, quelli belli grandi. E questo rosso qui io lo prendo con un pennellino tranquillamente da trucco e vado a tamponarmi le sopracciglia. Così fissi e nel frattempo fai tipo color correction. Esatto.
In pratica nei video delle tre queen lo fanno sempre per sì. Barba, baffi, anche occhiaie. Io lo uso per le occhiaie perché ho delle occhiaie assurde ogni volta. Sì. Io ho i solchi. Se tu vuoi vedere le mie foto, io ho i solchi. Ma anche io, ma perché è proprio la conformazione dell'osso, no? Lo so, è tristissimo, infatti faccio che palle. Solamente, cioè, tipo lifting. Fin quando fai levi, ok, perché levi ce l'ha quel solco lì. Tutti gli altri non sai come sistemare la cosa. Ma mi fa degli occhi stranite. Madonna! Esplosione! Un pochino strabica perché devo mettere il lente solo in un occhio solo. Allora. Ok, adesso tutorial di testicoli. Allora, mastice della Kriolan, perché è l'unico che trovi in fiera. Esatto. Allora, io metto... Si trova anche su Amazon, volendo. Sì, è vero, Amazon Prime ti arriva in 2 giorni. Allora, prendi la colla e la metti sul bordino dello scotch praticamente. Metti nel punto in cui vuoi liftare. Sì, perché io non lo faccio, perché io ho già da dire letalmente... Cioè, ho l'osso qua. Ma io le guance. Io ho le guance alla Ciel. È tristissimo ogni volta. Lasciate il pezzo di scotch a morire, praticamente. Nel frattempo io comincio a pulire le sopracciglia. E io uso i correttori in pasta. Questi sono gli Essence. E faccio un mix fra questo, che è quello più caldo, e quello più chiaro che c'è, anche se è un po' scuro in realtà per me. Però dopo metto il fondotinta sopra, quindi non si vede. Ovviamente, io voglio i tagli coreani, cioè, l'avete visto prima. K-pop. Sì, ma non è che seguo tanto il K-pop, mi piace proprio lo stile coreano. Io non ascolto K-pop, ascolto le KDA. Le KDA. Basta. Sto preparando aria. Anche io. Le Tails. Come stai facendo le Tails? Poi te lo faccio vedere. Dopo me le fa vedere. Vabbè. Auguri ragazze. Io voglio farne solo una perché... Spoilerone, farò la gara a Novegro. Novegro? Sì, ballo. Cioè facciamoci ballare con 1000 con code. 2000 code evito. Ma perché però nel video ufficiale comunque bella con una. Ne ha una sola. Cioè solamente quando nel secondo Keep your eyes on me now tira fuori le altre code. Sì, praticamente le KDA sono questo spin-off, non so come chiamarlo, di personaggi di League of Legends. Cioè, Ari c'è da tantissimo tempo in League of Legends. Sì, ma è stata una delle prime, esatto. Se non sbaglio. Ah, non so perché nel video gliene hanno fatte solo una, ma lei in realtà quando corre nel videogioco, sì. Le unisce quando corre, sì. E sembra una, sono ma in realtà tipo, lei ce ne ha tante. Sono tipo, perché ha la forza, no? Esatto. Corre e quindi si uniscono tutte insieme. Ma ci stanno, non capisco perché nel video gliene hanno fatte solamente una. O gliele fai unite e quello ci sta... Però non una sorta. Però meglio per noi cosplayer. Esatto. Triste, hai abbandonato. C'è il piano B se vuoi spendere meno e essere più comodo. Esatto. Allora io poi... invece ultimamente quando sto andando a scuola ascolto con Your Name. Che è quella... Vabbè, nel video mettono Petra spiattellata sull'albero. Oh no. Però non lo so. Petra no! Che ovviamente anche tutto Attack on Titan in 9 minuti doppiato da Orion. Di Orion è bellissimo. Ma ci abbiamo i muri! E non è possibile che entrino dalla porta d'ingresso! Almeno credo! Allora, io è da anni che seguo gli Orion. E in pratica all'epoca c'era la serie, c'erano le 2 puntate di Starbarians. Che era un animatore, non so di quale paese, che faceva questi alieni, questi eroi alieni, però sai la comicità di YouTube, delle animazioni, sì. Di YouTube, quindi estremamente trash. Fatti male, però. No, non animati benissimo, okay. Però è questione di proprio comicità proprio, sì. Subdola, sì, trash, sì, bella, esatto. E quindi niente, li ho visti e... Sì. E niente, aspettavo una puntata da molto tempo ed è venuta fuori l'altra puntata poco fa, ero tipo lì, oh sì. Comunque andate dagli Orion e vedete che avranno doppiato le altre puntate. Sto diventando verde, raga. Io non ho più sopracciglia, no, occhiaie solo da notte. Va bene, Cipria. All About Matte. Tu fai il baking? No, non ho mai fatto baking in realtà, perché non ho mai avuto bisogno. Ma io più che altro solo con la spugnetta vado sotto le occhiaie.
che col pennello non mi si fissa bene il correttore. Sì, lo so che sembra una trashata, però è uno di quei tipi di lavori che all'inizio sembrano fatti male, poi invece si servono a nulla, però poi vedi. Sì, sì, vedi i risultati alla fine. A nulla, soprattutto. Sto aspettando che mi si asciughi il primer, così poi vado di fondotinta. Okay. Questo è il fondotinta famoso delle live. Esatto. Questo fondotinta tutti non se lo avvivano, ma è bellissimo. È stupendo, ma lo sai cosa? Molti lo evitano perché tende ad avere un formato giallo. Però dato che ho un sottotono giallo, boccia. Perché è fastidioso avere un sottotono giallo. Per me è ottimo, questo è il colore più chiaro, è tipo il 10 della Kiko, è il full coverage 2 in 1, che in pratica fa da fondotinta e correttore, fondotinta e correttore, è magico, ok ragazzi, è semplicemente magico, semplicemente io vado così. Adesso devo fare le sopracciglia, una linea, una virgola. No, guarda, io per andare alla fiera, per fare in fretta le sopracciglia invece stare lì, farle precise, ho preso la Revolution, ho fatto così, zac! Perfect! Io uso un misto fra questo ombretto di Kiko 32, che è un blu grigio, e proprio blu. Vedere, io ne ho un altro, per Sella, e io devo fare un che misto è uguale, è uguale alla mia parrucca. Ah no, sì, un po' più blu. Sì, è più blu. Quello è proprio antracite. Sì. Cosa? Una cosa che dicono tantissimi è che è difficile mettere le liner, ma io mi ci trovo così bene a mettere le liner. Ma dipende dalla forma dell'occhio, perché io ad esempio ho una palpebra che va qua dove dovrebbe esserci la codina, quindi per me è già più difficile poi non farmi venire gli occhi strani. Boh, non lo so, sono io. Vabbè, una volta preso la manualità, ok. E non ci prendo a prestarmi perché mi manca. Sì. Prendo la mia Peach Perfect, quella distrutta, mezza rotta, con i pigmenti che vanno in giro per la palette, e mi prendo il Tempting, quel poco che è rimasto del Tempting, e vado a disegnarmi un sopracciglio. E comunque dalla Naked 2 prendo il burro, fissare, no? Lo sai che, cioè io ho pensato proprio il panetto di burro, prendo il burro, eyeliner. Kiko, allora che cosa faccio? Io metto le ciglia finte, però sotto non le voglio mettere, io disegno le due cigliettine. Proprio disegnate totalmente. Ora vi guarderò male tutti. Da adesso in posta. Poi. Esatto, vi sto giudicando. Allora, poi prendo il Charmed, I'm sure. Sempre della Sweet Peach. Charmed, I'm sure. Che l'ho uso tanto quello. Perché è fantastico per le ombre. No. Non so dove battere, però. E vado ad allungarmi l'occhio, tipo... Che spiegazione, professor. I'm so professional. Occru. Momento di silenzio quando si fanno gli occhi. Ma è concentrazione pura quando si fanno gli occhi. Mettono sempre questa lirica in Black Butler. E fa questo profumo. No, ma io non dimenticherò la prima volta che ho visto il primo episodio proprio dell'anime, non parlo dove c'è. Meraviglioso! Mamma mia! E in realtà fa mamma mia! E scappa. Gli italiani poco stereotipati. Io non ho mai visto le avventure di JoJo, però anche secondo me lì. Ok, adesso, dato che con questo eyeliner qua faccio fatica, uso quello normale col pennellino per andare proprio dentro l'occhio. Olè! Esci da questo corpo, pezzo di boccia. Alois. Alois esce. Io vado di mascara e ti sorprenderò che il mascara è della Make Up Forever. Io invece ho quello della Kiko. Oh, raga. Cioè, io ho avuto i complimenti da Yuriko Tiger per le mie ciglia. Yuriko Taiga. Per me la chiamano così in Giappone. Yuriko sì. Taiga! Sì, ma anche se tu leggi il suo nome che è scritto in katakana, si legge Yuriko Taiga. Perfetto. Ecco, l'unica cosa che so bene nel giapponese è i... Le pronunce. Eyeliner. Sei suicidato. Boccia. Lo lasciamo stare. Tu censura tutto, mi raccomando. Sì. Ok, adesso faccio un po' di sfumatura con l'ombretto. No, non fai. Perché no? Io faccio una cosa che non molti fanno, però io mi diverto a fare ogni volta. Cioè?
il disegno della palpebra. Ah, sì. Perché è un po' quello che sto facendo adesso. Olè! Smettila! Lo si mette anche così. Olè! Buono uso, Sebastian sta rigettando anime. Metto questi con questi pennellini brutti, mettere gli illuminanti è una cosa fantastica. Questo qua, va bene. Si chiama blu. No, perché sono più intensi, capito? E ora ciglia finte. Io per ciglia uso proprio le ciglia finte manga. Sai che io ne ho un altro tipo che sono ancora più folte. Sono tipo così, però ancora più folte. Sì, aspetta, ce l'ho dietro. Non mi aspettavo di avercelo dietro, ma ce l'ho dietro. Mi porto occhiali. Perché? Guarda. Oh santo cielo. Forte. Sì, sono così praticamente però. È vero, sì. Una bella papacca, eh? E io metto quello per sé. Più la ciglia lima inferiore. Giusto per ammazzarmi un po' nella vita. E le lenti a contatto. E io per lo più sono molto più miope da quest'occhio rispetto a questo. E questo è quello che viene coperto. Questo è quello che mi compensa. Io non ci vedo un boccia. Quando metto. Infatti faccio. Ma chi è quello? Tipo che ti avvicini così. Ah, adesso ti riconosci. Sì, sì, giuro. Tipo, non prendete mai lenti a contatto da Amazon. No. Io mi ci sono trovata malissimo. È vero? Sono spessissime. E quello è il fatto. Non ho mai preso da Amazon, ma pensavo di prendere appunto quelle del contratto di Siena. Ah, sì. Perché quella mi piace tantissimo, quella che vendono su Amazon. Così puoi usare tutto, puoi vederci con tutti e due gli occhi. Ma non neanche tanto quello, è questione che voglio fare delle tante versioni di Ciel. Wochan, le okay. Siti gentile. Amo il contouring. Mi cade tutto! Allora, pennelloni. Pezzo di pennello. Io questo lo uso ormai per tutto. Io sotto la guancia lo faccio pochissimo perché appunto tanto si era le guanciotte. Fai bene. Adesso invece devo rendermi l'essere più magro del pianeta. L'essere più longilineo che tu possa vedere. Immaginare soprattutto. Quindi devo farmi degli zigomi che Jeffree Star spostati. Madonna, Jeffree Star è una cosa impressionante. Mamma mia. Pazzesco. Comunque io da mo' che continuo a proporre a youtubers che parlano di make-up, tipo challenge su provo a fare il cosplay di qualcosa, ma anche un instant, una cosa di non si firma nessuno. No, usa, dobbiamo fare di massa. Dobbiamo fare di massa, fare cosplay. Cioè, sarebbe figo vedere gente che si mette a fare cosplay quando non ha mai avuto modo di entrarci nel mondo e magari ha fatto solamente make-up. Perché uno che comunque sa truccarsi magari, cioè, io immagino... che vengano fuori delle belle cose, no? Sì, sì. Ah, per esempio, io conoscevo un cosplayer che era molto, anche bravo, era molto conosciuto in fatto di make-up. Non so se hai in mente Paco Conte. Ah, sì, sì. Ecco lui, che poi si è ritirato dal mondo cosplay. Tristezza infinita, ma... Sì, tipo, momento di silenzio. Ecco, per il naso io vado di... Rico Tiger, c'è un modo bellissimo. Vero, è troppo carino. E la cosa più cute che abbia mai visto. Tra l'altro siamo molto uguali io e Tiger. Davvero? Sì. Come sono? Ma non mi ricordo, forse l'ho incontrato solo con Tacchio Platform, può essere. Ah, io non è che guardo sempre le scarpe della gente, raga. Adesso vado di questo qui bianco. E vado a mettermelo su parti strategiche del viso, quindi naso, cioè faccio la lighting, sì. Poi io metterò l'illuminante. Io metto un po' di blush per fare un po' le guanciottine, non lo metto qua sullo zigomo perché così sfina, ma lo metto solo qui al centro. Ed è Bambi di Mulak. Io chiedo il rifornimento di trucchi dalla Kiko per il mio anno. Io lo stai sponsorizzando, Kiko. Praticamente sì, io vivo della Kiko. E ora vado di illuminante. Io praticamente avrei finito. Sì, anch'io. Bella. Forse aggiungerei giusto un pelo di correttore per le sopracciglia. Ma vediamo.
bocciano il naso super mega luminoso. Adesso faccio anch'io la punta del naso così va all'insù. Mamma mia, va subito all'insù, diventa super mega. Io vado anche sull'arco di Cupido perché mi diverto anch'io molto. E un pelo qua su. Sì, sto facendo Sebastian anche se sembra una drag queen al momento, cioè mi mancano le ciglia finte super mancano mega spesse, sembra una drag queen. Oppure addirittura disegnare, va di moda la Bratz Challenger. L'ho vista, sai che non mi fa impazzire? No, sono ma tipo le Bratz facevano impressione. Ho avuto una Bratz in vita mia e mi sa che l'ho buttata. Ma perché gli staccavano i piedi? È vero! Ma perché le scarpe semplicemente non si potevano togliere, quindi gli staccavi direttamente le scarpe che erano i piedi. Tristissimo. Fu una parte della mia infanzia molto triste. Raga, io metto la parrucca. Metto un sorrisino in quel momento, eh? Ecco, gente, se non volete che la vostra parrucca si muova durante la fiera, o in generale nella vita... nella vita. Nella vita. Dovete incollarla. È che io non posso mettere adesso perché non ci vedo mentre mi vesto, se no c'ho il ciuffo davanti, la benda, non vedo niente. Ok. Mi cambio e torno. Vai. Io direi anche che posso spingere. Sì. Ta-da! Bene, questo video è tutto. Com'è andata questa esperienza? Wow. È stata... wow. Va bene, grazie. Beh, per... l'assenza del divano, cioè... Aspetta, aspetta. Buccion. Le proporzioni. Niente, grazie per averci seguito. Vi ricordo l'Instagram qua. Il mio è sempre lì, però... Phoenix! Bene, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Fantastico. E niente. Esploso qualcosa qui sopra il tavolo. Dovete vedere. Faremo un'inquadratura solamente del tavolo. Aspetta. Poi okay. Te la posso tu, ovviamente. No, io sono il protagonista. Ta-da! Questo è bellissimo. Boccian dopo rimettere in ordine. Tira più su perché... Ok? Com'è? Forse un po' troppo alto rispetto a prima. Ora, ok, ok, check. Okay.